discorso sul Vangelo di San Giovanni che abbiamo iniziato comprende anche alcune cose che riguardano tutta la Bibbia, non sono solo tipiche di San Giovanni. Per esempio, una delle figure più importanti della Bibbia e che serve anche a noi è l'uso della parola acqua nella Bibbia. Per noi l'acqua è una cosa normale, anzi il fatto che noi sappiamo che è formata di idrogeno e ossigeno ci dà un po' la sensazione che sia solo una realtà inanimata, ecco così. In effetti nella Bibbia non c'è questa mentalità strettamente o solamente scientifica, che poi, sapete, diventa scientista, nel senso che si ferma al fatto scientifico. L'acqua è un elemento. Qua, nella Bibbia, come tante cose, l'acqua ha una funzione simbolica, cioè è un messaggio per noi, un po' come quando vediamo un bel tramonto, una bella giornata, un bel panorama, noi riceviamo qualche cosa di emozionale dentro che ci dà serenità. Ecco, così come quando vediamo uno scarafaggio non abbiamo la stessa sensazione, giusto? No, che dite? Una cosa è vedere una farfalla, una cosa è vedere uno scorpione, una cosa è vedere una ranocchia, sono animali tutte e due. Una cosa è vedere un pulcino, un coniglietto, una cosa è vedere una serpe. Sono tutte e due animali, però ci danno sensazioni diverse. Ecco, io penso che sia giusto per noi, volendo approfondire un po' la Bibbia, perché la Bibbia utilizza il concetto di acqua come qualcosa di fondamentale. Certo, l'acqua scientificamente è fondamentale, vi ricordo solo alcune cose. Acqua da bere, acqua per lavarci, acqua per allevare il bestiame, acqua per fare crescere le piante, acqua per esempio per, che vi posso dire, diciamo per le pulizie, acqua per la vita. Però noi vediamo alla televisione anche acqua che fa catastrofe, alluvioni, ci sono inondazioni, disastri. Ecco, l'acqua è un elemento di vita o di morte. E questo è importante perché il concetto di acqua diventava per il popolo di Israele nella Bibbia un elemento che portava o alla vita o alla morte, era ambivalente. E infatti nella prima pagina della Bibbia il Signore divide le acque, ecco, le acque buone dalle acque cattive. Ecco, fa capire che ci sono delle cose nel mondo che sono estremamente importanti e positive. Vi ricordate la definizione di San Francesco? L'acqua è umile, preziosa e casta. E che sono veramente definizioni belle, anche poetiche. Così, io vi vorrei dare una carrellata di passi biblici che poi, se voi ve li segnate, non dico le parole perché poi le citazioni magari le potete anche, se volete, rivedere a casa, che nella Bibbia sono utilizzate proprio per far capire le cose di Dio o la vita. Ecco, vi dicevo il bene e il male. L'acqua che può essere un elemento che ci rallegra, l'acqua da far paura, l'acqua da aver terrore. E quindi questi passi biblici sono alcuni passi biblici che poi la prossima volta continueremo ad approfondire arrivando a San Giovanni, perché vi do una nota anche diciamo statistica. La parola acqua nel Nuovo Testamento, la parte più nuova, diciamo la rivelazione definitiva della Bibbia, sapete che la prima parte della Bibbia è una introduzione alla verità. Voi pigliate la Bibbia proprio così tipograficamente, vi accorgete nell'indice, come molti di voi già sanno, che la prima parte c'è scritto Antico Testamento, poi c'è la parte più nuova che si chiama Nuovo Testamento, dove comincia con i Vangeli. La parte Antico Testamento è una preparazione al Nuovo Testamento, quindi nella prima parte ci sono cose che sono importanti, però sono temporanee e anche imperfette. Quindi tutto quello che noi vediamo prima dei Vangeli è un cammino di quasi 1900 anni da Abramo fino a Gesù Cristo di introduzione alla verità, con la rivelazione perfetta, completa.
ed è una definitiva alleanza. Loro lo chiamano testamento, perché ora magari non è il momento di spiegarvi la differenza tra il testamento nostro o di chi lascia testamento e la parola testamento. In realtà il testamento voleva dire alleanza, ecco, tanto per dire una cosa che vi può orientare, ecco, l'antica alleanza e la nuova alleanza, l'amicizia con Dio. Non dovete pensare però che la parola alleanza sia troppo giuridica, perché loro erano gente, persone molto concrete, sapete? Il fatto di essere amici a parole, loro non lo consideravano tanto. Il problema è che cosa, qual è l'utilità? Ti riservano un posto, Elda? Come? Ti riservano un posto? Sì, veramente. Oh, vabbè, non ti preoccupare. Ah, forse aveva premura. Facciamolo sedere. Che vuoi fare, cioè? Tua vita. L'importante è che ti sussiste, va? Ecco. E allora, vi dicevo, per loro essere amici, il fatto sentimentale era molto, era gente molto concreta, sapete, anticamente. Cioè, a che serve questa amicizia? Ci vuole un'alleanza. Io ti devo dare garanzie di amicizia, tu mi devi dare garanzie di amicizia. La semplice amicizia, come dire, stringiamoci la mano, ne volemo bene, che poi vi accorgete che poi è un poco, non dico inutile, a volte anche ipocrita un poco. Loro, cioè, se siamo amici dobbiamo essere alleati. Io ho un dovere nei tuoi confronti, tu hai un dovere nei miei confronti. Se io cado tu mi risollevi, se io ho difficoltà tu mi aiutare, altrimenti è inutile fare. Quindi loro la chiamavano alleanza, semplicemente, ed è una cosa anche utile per noi, perché vedete, noi siamo evoluti, ma non ci siamo evoluti in tutto. In molte cose noi ci siamo involuti. Non pensate che il progresso scientifico, tecnologico o in genere culturale corrisponda a un progresso di tutte le dimensioni dell'uomo. A volte, come per esempio sappiamo benissimo, a livello morale noi ci siamo involuti. La gente è più immorale di 50 anni fa. La gente è più, non so che vi posso dire, anche incoerente. Ecco, una volta se uno era scoperto incoerente si vergognava. Ora non ci interessa niente se uno c'è uno scandalo, una cosa, tu vedi tranquillamente, uno poi fa che tu cavo a fare, quindi manco c'è più la vergogna. E questo non è una cosa buona, perché è come se noi in tante cose siamo più avanti, in alcune cose siamo invece molto indietro, stiamo indietreggiando, e quindi dobbiamo recuperare alcune cose. Intanto il primo passo dovrebbe essere, io da qua non vedo, dovrebbe essere il Salmo 104, ecco, però io mi metto da una parte per leggerlo, per cercare di commentarlo. Il Salmo 104 dice: tu mandi nelle valli acque sorgive perché scorrano tra i monti, dissetino tutte le bestie dei campi e gli asini selvatici estinguano la loro sete. Dalle tue dimore tu irrighi i monti e con il frutto delle tue opere sazi la terra. Vedete, dalle tue dimore. Loro pensavano nella Bibbia che questa volta celeste che noi abbiamo sopra il tetto fosse una specie di cupola trasparente, tipo che la terra sia un acquario. Immaginate un acquario. Che erano acque, perché giustamente non avevano una concezione scientifica delle acque, quindi ci pareva che erano acque di sopra e il mare era l'acqua di sotto, quindi quando pioveva pensavano che c'erano i rubinetti e che gli angeli mandassero l'acqua. Adesso non vi dovete stupire di questo, perché di fatto noi cose, ma loro non le conoscevano. Quindi loro dicevano: le acque dalle tue dimore, dal paradiso, tu mandi l'acqua per irrigare i monti. Quindi le acque che devono dalle montagne, loro pensavano, non è che avevano un concetto, sapete, come abbiamo noi per esempio gli studi sulle acque sotterranee, su come è bellissimo, se voi avete avuto la possibilità di vedere come si formano le acque sotto la terra, è una cosa veramente eccezionale, uno resta coi brividi, come dall'acqua sporca, pensate, sotto cammina sotto terra e spunta l'acqua pulita, bella, fresca, che si mantiene.
È tutto un problema di sotterraneo, no? Ma loro non sapevano che cosa c'era sottoterra. Quindi pensavano che queste sorgenti fossero una specie di miracolo vivente. Ecco. Poi hanno capito, no, è un po' come... Faccio un esempio un po' scemo. Per noi che non ne capiamo di cose elettroniche, quando ne escono i soldi dal bancomat, pare un miracolo. Dice, ma come ne escono? È vero. Immaginate per esempio gente di campagna che ne escono i soldi, ci mette una cosa, fa un numero e ne escono i soldi, ci pare che è un miracolo. Loro, questo stupore a noi sembra una cosa strana, no, da ridere, però c'è poco da ridere. Una persona che non sa i meccanismi dietro, ci pare un miracolo, come quando tu passi vicino alle cose, ai caselli, no, e c'è la signorina che ti dice buonasera, buongiorno, mette i soldi, dice, ma chi sta un... Ecco, una persona di campagna che tu porti in macchina, noi ridiamo, però quella persona che non sa i meccanismi dell'elettronica, di queste cose, dice, ma sta voce, come ne esce, come non esce? Ecco, loro erano a quel livello. Ecco, noi possiamo ridere quanto, però sapete, loro non sapevano queste cose, però erano intelligenti. Ci mancava la conoscenza, ma non ci mancava la sapienza, che è diverso. Anche oggi, io vi assicuro, ci sono persone in campagna, anziane, che ci manca conoscenza, è vero, però ci cammina a testa, sapete? Noi certe volte pensiamo che uno che non ha informazioni è anche un poco tonto, ma non è vero. C'è gente che non ha le scuole, però a livello di capire le cose li capiscono bene. Certe volte anche un plurilaureato non ci arriva a capire certe cose. E questa è un'altra cosa che secondo me dobbiamo imparare tutti, il fatto che tante volte la conoscenza, la scienza non corrisponde alla sapienza. Quindi tu puoi trovare una persona che non conosce, no? Forse chi è più giovane non ha incontrato gente che non sa leggere, io ho incontrato gente che non sa leggere, ho incontrato. E sapete quante cose ho dovuto imparare? Mi ricordo una volta che facevamo una missione e in un gruppo così che era estemporaneo di discussione, di preghiera, una signora parlava e noi non sapevamo che era analfabeta. E quindi quando parlava in italiano faceva qualche errore. Una signora del paese che era là vicino le ha detto, l'ha mortificata. Però questa signora, guardate, non ha reagito. Ha detto, è vero, io non so leggere e scrivere, però usava, non è colpa mia, ci disse. Invece di ribellarsi, ci disse un insegnamento di umiltà che io sono rimasto. Disse, se fosse capitato di essere a noi umiliati in pubblico, vi immaginate quello che succedeva? L'avessimo lavato a una persona che ci umilia in pubblico. Invece quella persona, nella sua semplicità e umiltà, ci disse, è vero, io faccio degli errori, però ero piccola, eravamo 12 figli e io già a 7 anni non c'è stato il tempo di andare a scuola perché io dovevo accudire i miei fratelli, ci disse. Quindi usava, non è colpa mia se sbaglio, e chi lo sa, fece una brutta figura da cristiana, perché giustamente quando ti umiliano in pubblico, se tu reagisci finisci a 1001 notte e ti metti sullo stesso piano, però poi, perché tu reagisci in maniera, possiamo dire, come una molla, hai una reazione uguale e contraria. Invece Ida non ha avuto questa tentazione. Appena è stata mortificata, si è scusata e ha detto, sì, è vero quello che lei dice, perché io non, però non è colpa mia, perché io non ho avuto il tempo di andare a scuola. E quindi disse, chi sta un genio dentro, superiore a uno che ha invece studiato. Ecco, vi ho fatto questo esempio per farvi capire che certe volte non è che possiamo misurare le cose un po' con criteri solo umani. Un altro passo, sempre dei Salmi, Salmo 1, che proprio il Salmo 1 parla dell'uomo sapiente che è come una pianta, ora vedrete, come una pianta vicino all'acqua. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, la via dei peccatori, e non siede in compagnia degli arroganti.
ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. È come un albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Guardate che acutezza. Un albero in Israele, dove c'è molto caldo, un albero che è piantato vicino all'acqua, anche se c'è siccità, le scare sempre l'umido. E quindi, mentre c'è la morte attorno a te, quest'albero non risente del deserto. E quindi l'accostamento qual è? È come un uomo che ha nel profondo del cuore, come le radici, una sorgente che lo alimenta. Io non so se riesco a farvi capire che profondità. È come una persona che dice: succedono cose attorno a noi e possono essere anche cose pericolose o sgradevoli, ma se nel profondo del tuo cuore, come le radici, tu vai a pescare la sorgente della vita, anche se attorno a te succedono un sacco di guai, tu fiorisci sempre. È un parallelo, credete, se voi ci meditate a casa, è eccezionale. Perché certe volte noi misuriamo la vita dalle cose esterne, no? Quello che succede accanto a noi, gli avvenimenti. E invece qua dice: non bastano gli avvenimenti, occorre capire anche quello che c'è nel profondo del tuo cuore. Come una pianta ha il suo segreto nelle radici. Se le radici vanno a pescare l'umidità, anche se il suolo è arido, la pianta cresce lo stesso. Ha una sua capacità perché è profonda. È come se dicessimo: noi non possiamo dipendere solo dalle situazioni al contorno, dalle situazioni che succedono, i fatti, le persone, ma dobbiamo capire come un albero dipende da quello che pescano le radici. Se sotto sotto noi non ci alimentiamo con la linfa della luce, del bene, della vita, noi non portiamo frutto. Siamo in balia degli avvenimenti. Io forse non so adesso se avete la possibilità di meditarci, ma se voi ci meditate, tanto il Salmo 1, voi pigliate il libro dei Salmi, il primo Salmo che sono 150 i Salmi. Anzi, vi ricordo che il Rosario, il Santo Rosario, è stato fatto sul numero dei Salmi. Non so se l'avete, perché prima che Giovanni Paolo II istituisse la quarta meditazione sul Rosario della Luce, anticamente i salmi erano 150, perché la gente non sapeva leggere e meditava con i misteri del rosario. Primo mistero gaudioso, secondo mistero gaudioso, terzo mistero Gesù che nasce nel... Allora la gente non sapeva leggere e ripeteva le Ave Marie meditando, contemplando gli episodi della vita di Gesù. E così imparavano tante cose, perché questo è importante. Andiamo avanti. Salmo 42. Questo è famoso perché molti lo sanno a memoria. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Allora, vedete, questo qua è un salmo anche molto... possiamo dire provocatorio, no? Cioè fa capire ancora, in un momento in cui non si credeva ancora alla vita eterna. Pensate, ai tempi quando è stato scritto questo salmo non si credeva ancora alla vita eterna, si pensava che la vita fosse quella della terra, e quando si moriva loro pensavano che si andasse in uno stanzone, lo Sheol, uno stanzone dove uomini, quindi manco era la vita vera, era una specie di stanzone buio dove c'erano tutte le ombre degli uomini, ma la vita vera fosse questa. È stato poi che la vita eterna è lo scopo della vita ed è la meta della vita. La terra promessa vera è la vita eterna, la vita con Dio. Ma nonostante non ci fosse allora questa dottrina della vita eterna, il salmista invece riesce a intuire
che c'è il volto di Dio dopo la morte. Signore, quando verrò e vedrò il tuo volto? È un salmo profetico perché anticipa, come spesso succede, anticipa le parole della verità di Gesù. Quindi immagina un animale che ha sete e che cerca l'acqua. Forse chi vive in paese non si rende conto di questo, però nelle campagne spesso noi vediamo, a volte spesso anche le volpi la sera, no? Mangiare, cercano acqua. O anche io, scendendo ora dalla campagna, ho visto che attraversando il torrente c'erano degli uccellini che bevevano nel corso del torrente, e si vede sempre che questi scendono e bevono. Ecco, si dissetano in questo. Quindi prende la sete degli animali e la vede come la sua sete di Dio. Come un animale cerca l'acqua per rinfrescarsi e per dissetarsi, anche io, Signore, ho sete di te. Ecco, vi accorgete che utilizzo la sete come un simbolo del desiderio. Come un animale desidera l'acqua per dissetarsi, io desidero il tuo amore per avere la gioia nel cuore. Ed è una bellissima preghiera, perché il Signore ti disseta proprio come se, quando hai l'arsura, e ti disseta. Andiamo avanti. Salmo 63. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora ti cerco, ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata senza acqua. Immagina questo mondo come un mondo senza acqua, dove tutti hanno sete, e ha sete di te la mia vita. Andiamo avanti. Esodo 17. Ora, questo è un episodio di grande dolore, che camminava verso la libertà, a un certo punto ha sete e si ribellano contro Dio. Guardate che cosa dicono. In quel tempo, in quel luogo, il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele, prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e vai. Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla acqua e il popolo berrà. Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa e Meribba a causa della protesta degli israeliti, perché misero alla prova il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Vi dico una cosa: quando noi abbiamo dei guai, abbiamo tutti l'impressione, come il popolo, che Dio ci abbia abbandonato, che è una cosa un po' particolare, perché pensate, Dio era venuto in soccorso del suo popolo che era schiavo in Egitto, e gli aveva detto che era venuto per liberarlo e portarlo nella terra dove scorre latte e miele, cioè una terra meravigliosa sarebbe in italiano. Durante il percorso però, come diciamo è normale attraversando il deserto, hanno sete, ma la prima cosa che pensano: ci volete fare morire, vi siete dimenticati, tu e Dio, di noi. Se ci fate caso, è quello che noi pensiamo appena siamo in guai. Nonostante nel passato a molti di noi il Signore abbia dato dei segni chiarissimi di amore, di gioia, appena siamo in guai, la prima cosa che ne viene in mente qual è? Ma un Signore c'è, sì o no? È veramente qui? Oppure mi sta abbandonando? Ecco, quindi questa esperienza raccontata qui ci fa capire che noi in qualche maniera siamo purtroppo in balia anche di una incertezza della natura. Ma voi non vi dovete, noi non ci dobbiamo stupire di questo. La nostra diciamo, umanità fisica è sempre un poco incerta. Noi non abbiamo sicurezza dal punto di vista strettamente naturale. La nostra natura è tutto. Voi potete vedere per esempio anche i bambini.
appena succede in famiglia qualcosa che li turba, subito che cosa venite a pensare? Mamma, mamma non mi vuole bene, mio padre non mi vuole bene. È sempre il dubbio che ci viene sempre in ogni situazione, perché la natura ancora non è nella verità, non è nella, possiamo dire, nel bene vero. Ancora siamo sempre fragili, per cui è normale a un certo punto che uno debba combattere contro questo tipo di... È come per dire il dubbio tra due persone che sono innamorate. Il dubbio, appena c'è una parola, c'è qualche cosa, un dubbio viene, ma mi vuole bene vero o non mi vuole bene? E quindi queste sono fonte di gelosie, perché in fondo poi le persone che sono patologicamente gelose, che sono? Sono persone che hanno sempre un dubbio, ci viene ogni giorno questo dubbio, mentre una persona normale un dubbio ci viene ogni tanto quando c'è qualche cosa. Quando c'è invece una patologia mentale, il dubbio ci viene senza che c'è motivo. È giusto? Sto sbagliando io? Poi pensateci. Che una persona, quando ci sono dei guai, dei problemi, ci venga il dubbio, ma mi vuole bene vero, non mi vuole bene un signore, le persone, non so, un coniuge, i genitori, qualcuno, mi vuole bene, non mi vuole bene, perché ho bisogno e non lo vede che ho bisogno, allora una persona si sente sempre un po' incerta, ha bisogno di conferme, ecco, ha bisogno di conferme. Invece nei casi di patologia mentale, questo dubbio è continuo, perenne, senza motivo. Pure se ci sono 200 dimostrazioni al giorno, lo rassicuri 200 volte al giorno, chi lo è sempre nel dubbio, sempre un dubbio amletico, un dubbio terribile, terribile. Massa e Meribba sono, si chiamano così Massa e Meribba perché l'assonanza, la traduzione è il Signore in mezzo a noi, perché è stata il dubbio che il popolo ha avuto su Dio, ma questo l'aveva spesso, il dubbio a causa della sete. Il Signore invece, vedete, dimostra che fa uscire l'acqua da una roccia. E quindi poi ci sono delle problematiche che non, adesso qui in questa sede, perché ci sono altre cose da spiegare, però vi confondo una testa per ora. Per ora parliamo solo dell'acqua. Ecco, Geremia 2:13. Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo: abbandonato me, sorgente di acqua viva. Acqua viva significa acqua di sorgente, eh? Perché l'acqua viva è il contrario dell'acqua morta. Qual era? Il pozzo. Il pozzo è acqua morta. Ma l'acqua piovana, loro raccoglievano l'acqua piovana, l'acqua di pozzo è sempre un'acqua di qualità molto più scarsa, e quindi la chiamavano la sorgente che usciva, che aveva una dinamica, loro la chiamavano acqua viva perché scorreva velocemente, poi c'erano di cannole belle, una sorgente gli dava il senso della vita. E invece l'acqua che stagnava nei pozzi, che pure ci serviva a loro, la chiamavano acqua morta, quindi l'acqua viva. Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo, dice Dio: ha abbandonato me e si è scavato cisterne piene che non trattengono l'acqua. Vedete che immagine, come una quartara sciaccata, come una cisterna, una gibbia che perde. Sì, ci sono i gibbie che perdono, vicino alla nostra casa c'è una gibbia che perde. Appena si inchi, ne esce di lato perché c'è qualche spacca, qualche cosa. E quindi è una, diciamo, una cosa inutile, perché tu riempi e idda si svuota. Quindi è una cosa inutile. Ha cambiato me. Sentite caldo, forse è vero? Avete ragione, io pure sento caldo. Però c'è un ventilatore. No, per voi, perché. No, volevo dire una cosa: quando andiamo nelle chiese antiche c'è fresco, perché hanno di mura di 80 centimetri, eccetera, e poi isolano bene, ma un cemento armato in questo, onestamente,
per carità, le costruzioni moderne hanno problemi, poi non sono previste aperture. Vabbè, che volete fare? Va bene. Ecco, anche questo messaggio di... È acceso. No, io non ti preoccupare. No, io mi interessa che arrivi un po' voi. Potete accendere là se c'è qualche cosa, non vi preoccupate. Perché... Se avessimo fatto una meditazione sul purgatorio, saremmo stati più... È giusto, sul caldo del purgatorio. Ma facciamo... Però, va bene. Isaia 44. Così dice il Signore che ti ha fatto, che ti ha formato dal seno materno e ti soccorre. Non temere, Giacobbe, mio servo, Yesurun che ho eletto, perché io verserò acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido. Verserò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi posteri. Cresceranno fra l'erba come salici lungo acque correnti. Allora vedete, già c'è un accostamento dell'acqua con lo Spirito Santo. Come io mando l'acqua sulla terra arida, così manderò lo Spirito Santo sul vostro cuore arido. Quindi un elemento simbolico proprio concreto per far capire quello che avviene nell'anima. L'anima non si vede, il terreno arido si vede. Allora il Signore stesso dice: io come mando l'acqua sul terreno arido, così manderò lo Spirito Santo sul tuo cuore arido, che ha bisogno di essere dissetato, di ha bisogno perché possa generare la vita. Così cresceranno fra l'erba come salici lungo l'acqua. Ecco, è molto bello questo fatto. Non ti preoccupare, perché lo Spirito Santo porterà frutto in te come porta frutto l'acqua lungo i corsi d'acqua, lungo, dove ci sono delle piante lungo i corsi d'acqua. Andiamo avanti. Ezechiele 36. Vi prenderò, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Infatti vedete il versetto 24 fa vedere che il popolo era nella dispersione, cioè non erano un popolo organizzato, si erano dispersi. Sapete quando ci sono queste immagini che cosa mi viene in mente? Tutte le persone che sono di questo luogo, qui a Londra, qui a Parigi, qui in Germania, con la povertà, le miserie, la mancanza di lavoro, tante cose, ci fa disperdere pure a noi, se ci fate caso. Dove andiamo, troviamo gente della nostra terra. È facile incontrare, ti sentono parlare per esempio in siciliano e c'è qualcuno sempre in tombarra al nord che dice: ma lei è siciliana? Sì, io pure, io sono di Caltanissetta. E quando c'è queste frasi, li raccoglierò da dove sono dispersi. In effetti è sempre la stessa storia, sapete? Il copione della storia è uguale, canciano l'attore, canciano, ma il copione è sempre quello, la dispersione, o è la guerra, o è la fame, o è il lavoro, la gente si disperde. E ci sono problemi, sì, anche nell'accoglienza non è facile poi, perché voi vedete come l'Europa si è trovata, che si sentivamo in Europa, possiamo dire, all'avanguardia. È bastato che tante migliaia di persone venissero qua perché avevano fame o cose, che ci siamo in crisi tutti. E anche le nazioni più furbe lasciano l'Italia sola a fare questo, perché poi dice: pensateci, ma guarda se sento Mediterraneo, perché giustamente quelli che stanno in Danimarca che ce ne frega, perché hanno altre cose, un altro modo di vita, un altro... Noi abbiamo già i nostri guai e quindi non... tante volte veramente è un problema, però... Questa storia ci interroga sulla capacità veramente di capire i problemi degli altri. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Questo è un altro concetto. Come l'acqua pulisce il corpo dell'uomo, con l'acqua per la purificazione dell'anima. Stai lavando le mani,
con quest'acqua lavami anche il cuore. Infatti, mi siete accorti che noi parliamo di mani pulite? Certo, mani pulite, perché si chiama mani pulite? Perché Gesù che è dell'ordine. E quindi avere un'anima pulita significa che qualcuno te la deve pulire. Come si pulisce l'anima? Vi ricordate il battesimo di San Giovanni? Io sono venuto non per battezzarvi, ma perché quest'acqua vi prepari al vero battesimo. Il mio è un battesimo di acqua, disse San, il mio è solo un battesimo di acqua, ma dopo di me verrà colui che battezzerà in Spirito Santo, cioè vi laverà l'anima con lo Spirito Santo. Ed è bello questo, il fatto che una persona, vi immaginate, dico adesso non è che voglio fare troppo il poeta, ma immaginate che quando ne lavammo in mano, noi ce ne ricordiamo, Signore, lavami pure l'anima da tutti gli egoismi, e ne approfittiamo di lavarci le mani per fare una preghiera, che dite? Non fosse pure buono? Signore, come mi faccio una doccia, lavami pure da tutto quello che mi sporca dentro. Che cosa che sporca dentro? Tutto quello che ha a che fare con l'egoismo, superbia, egoismo, corruzione, questo è tutto sporco. Per questo Gesù parla di cuori puri. Purificate il vostro cuore. I puri di cuore vedranno Dio, i puri di cuore. Ma chi è sporco dentro non lo può vedere Dio. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure, da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Vorrei dire qualche cosa sul versetto 27. Perché ci vuole l'acqua dello spirito per farci capire che la legge di Dio è un dono? Perché quando abbiamo la coscienza sporca, quando noi siamo egoisti e siamo sporchi, la legge di Dio è un piso. Cioè se uno... Faccio un esempio sempre per farvi capire. Se una persona ha la coscienza sporca che non ha pagato un bullo, quando c'è la paletta da polizia che ti ferma, tu non stai sereno, è giusto? Perché dici, che sto calmo, ora mi scopri che io... ecco, per dirvi che una persona... Ecco, quando noi abbiamo la coscienza sporca, quando noi siamo egoisti, siccome la legge di Dio, sapete, la legge di Dio ne fa capire dov'è il male e dov'è il bene. Perché questa è un'altra cosa che poi Gesù ci ha insegnato, anche, soprattutto poi San Paolo lo sottolineerà, la legge non salva, la legge ti fa capire dove sbagli, è l'amore che salva, mentre loro, sapete, prima di Gesù Cristo pensavano che l'osservanza della legge salvasse, non è vero. San Paolo dirà, proprio a partire dal Vangelo, la legge ha il compito di farti capire dove tu sei fasullo, è come per dire, la legge sapete che cos'è? L'analisi che ne facevo. Tu ti fai l'analisi del sangue, ma non perché guarisci con l'analisi del sangue, per capire un che le cose non vanno. Poi ci vuole la medicina. Invece loro pensavano che bastava osservare l'analisi, osservare la legge, per poter essere a posto. No, disse il Signore. Anche se tu osservassi la legge, se non avessi amore, non servirebbe a niente. La legge è un pedagogo, cioè uno che ti fa capire dove sbagli e dove non sbagli e dove tu devi crescere. Quindi la legge è utile. Infatti voi vedete, la legge da bambini, da adolescenti, le leggi sono necessarie. Se voi per esempio a un ragazzo, a un bambino, non date delle leggi, il bambino non può crescere bene. Poi se cresce bene, quando ha 100 anni, non c'è bisogno che ci dia una legge, perché lui ormai capisce qual è il bene e il male. Ma fino a quando non si capisce dov'è il bene e il male, ci vuole una legge. Noi in Italia, siccome non siamo molto amanti delle leggi, noi il bene lo sogniamo solo. La Costituzione è perfetta, la nostra Costituzione è veramente bellissima, solo che poi la mettiamo in pratica. Per cui chi non capisce la legge non può capire l'amore. Faccio un altro esempio, scusate se faccio troppi esempi, però l'esempio, sapete, l'esempio vi fa capire in pratica. Se per esempio due sono innamorati,
però non hanno una loro legge, non hanno una legge, vanno avanti così, quando si vanno virare si virano. Una cosa dice, noi vediamo 3 volte a settimana e 5 e stiamo fino all'8. Poi a ballare tu non ci vai solo, giusto? A maglire assieme, cioè si danno delle regole, che dite voi? Se non si danno nessuna regola, che succede? Che poi si hanno a sciarriare perché dici, ah, mi dissero che tu eri a ballare solo. Sì, ma io voglio ballare perché non è che avevo una regola, è giusto, che dite? Ecco, molti di noi, vabbè, allora non lo capivamo quando eravamo ragazzi, ma molti di noi, io almeno, ho capito che non ero fatto per matrimonio perché c'era la regola che avevo di rappigliare a zita all'uscita della scuola. Ogni volta che mi faceva zitto c'era sta liturgia che io dicevo, ma io a fare un cretino qua davanti, aspettare che chi da ne esce, chi era una regola che c'era sempre, siccome facevano tutto, no, ve lo dico, non è una battuta, e facevamo, ma io ogni volta ci siamo in crisi per sto fatto, ma per forza dove? Eh sì, ma che fai, non è bello che tu aspetti, e io aspettare un quarto d'ora da misa così, e io dice, poi il Signore mi fece capire che non era adatto come matrimonio, però di fatto ci sono delle regole che chi è innamorato va a rispettare. Sa dare l'aneddo così, sa fare questo, poi sa dire un parente. Voi direte, se non ci sono regole, le cose vanno meglio? No, no, se non ci sono regole, quello che va avanti è la prepotenza, o più prepotente com'anno, quando non ci sono regole. Che poi non siano solo le regole a dare l'amore, questo è vero, perché oltre alle regole poi ci vuole la carità, l'amore. Ma senza regole non c'è manco la carità. Se voi ci fate caso, il rapporto tra la regola e la carità è un rapporto necessario. Se non c'è una regola, è più difficile amarsi. Se per esempio in una famiglia c'è la regola che se mangia all'8, voi direte, è un sogno, è così. Le nostre famiglie si mangiava all'8 e a mamma diceva sempre, vedi che tuo padre vuole che l'8-5 perché all'8 va a mangiare assieme. Dice, ma io a nascere, poi tu nesci dopo, ma all'8 sì. Sapete, se non c'è sta regola tra certe famiglie non si sa quando si mangia, non si sa cui è che viene a mangiare, non si sa niente, e di fatto favorisce l'amore, voi che dite? Non favorisce l'amore, perché un minimo di sicurezza lo dà una legge, che poi la legge non sia un assoluto, per carità, questo è sicuro, poi ci vuole dalla legge, bisogna fare il passo secondo, ma senza il primo scalino, si può dire la prima rampa di scale per arrivare in terrazza è la legge, la seconda rampa di scale è la, ma non si può arrivare direttamente in terrazza senza passare per la legge. Voi vedete, i bambini se non hanno delle regole, sapete, in tutti i libri c'è scritto, anche oggi con le problematiche di oggi, i bambini devono sapere che per esempio anche se hanno 4 anni, ora stanno 4 ore davanti al tablet, no? Tutti i libri, se voi vedete, tutti gli esperti dicono dovete dare un orario, devi stare, può stare soltanto 1 ora, basta, finita quell'ora è finito, ora da fare altre cose. Perché se non c'è questa possibilità, di fatto ci sono problemi. Quindi porrò il mio spirito dentro di voi, vi farò vivere secondo le mie leggi. Vedi, non è che lo Spirito Santo dice ti esclude la legge, lo Spirito Santo ti fa interpretare bene la legge, capire che la legge mi è utile. Se io ho capito quanto è importante la sicurezza, la legge che io ci devo cambiare l'olio, come è scritto nel libretto, non è un ostacolo. Dico, oh, mannaggia, qua ci scrivono ogni 15.000 km a cambiare l'olio sulla macchina. Che cosa? Che lo dice? È una grazia. E tu dico che ogni 15.000 km a cambiare l'olio non cammina. Quindi chi è, possiamo dire, insofferente delle leggi, si illude di amare dell'io, dell'egoismo. Quindi l'alternativa alla legge non è la libertà, l'alternativa alla legge sono la legge in mezzo tra il caos e la carità.
Cioè tu quando rispetti la legge puoi pigliare o ti fermi nella legge e non arrivi all'amore e non ti salvi, o rifiuti la legge e prendi il caos, oppure ti indirizzi all'amore e dici: io la legge mi serve per imparare ad amare. E quindi sapete, le leggi della natura sono importanti. Perché noi ci troviamo con una natura distrutta? Voi pensate, per esempio, questo mare che c'è davanti a noi è meraviglioso, ma è morto, non ci sono più quasi pesci, perché non abbiamo rispettato i ritmi della riproduzione dei pesci. C'è una legge di riproduzione che noi non abbiamo rispettato, e a poco un mare va morendo, giustamente. Quindi le leggi della natura, le leggi, cioè di fatto, bisogna, semmai quando c'è una stortura rispetto a una legge, bisogna correggerla per arrivare a una cosa buona, positiva. Andiamo avanti. Gioele, capitolo 2. Voi, figli di Sion, rallegratevi, gioite nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia in giusta misura. Per voi fa scendere l'acqua, la pioggia d'autunno e di primavera, come in passato. Le arie si riempiranno di grano e i tini traboccheranno di vino nuovo e di olio. Vedete, l'abbondanza del raccolto è frutto dell'acqua che fa produrre le piante. Quindi l'acqua è matrice di vita, come l'amore di Dio porta i frutti dello Spirito. Vi accorgete? Vi ricordate che San Paolo in Galati parla dei frutti dello Spirito? Mentre l'amore di Dio non si vede, quando Dio ci dà il suo amore come l'acqua, noi portiamo frutto, e i frutti si devono vedere. Però se voi andate a vedere i frutti dello Spirito Santo, sono tutte cose commestibili: gioia, pace, cioè cose visibili. L'amore di Dio non lo vedi, ma la gioia, che è frutto dell'amore di Dio, sì, si deve vedere i frutti. Andiamo avanti, siamo nel Nuovo Testamento adesso. Giovanni a Nicodemo, vi ricordate Nicodemo chi era? Era uno del Sinedrio, era un fariseo che andò di notte perché si vergognava dei suoi colleghi. Siccome i farisei, il Sinedrio, erano contrari a Gesù perché erano molto ipocriti, osservanti della legge, ma molto ipocriti, perché erano talmente osservanti della legge che non andavano oltre la legge. Erano persone che facevano il contrario di noi italiani. Noi non amavamo la legge e siamo un caos. Che invece amavano talmente la legge che non riuscivano più ad amare le persone, perché pidi non erano importanti le persone. Infatti vi ricordate Gesù che disse: ma se un asino cadesse in un fosso di sabato, che fa? Una state da, perché c'era la legge di non lavorare. Ma la legge di non lavorare il Signore non l'aveva data per queste aberrazioni, l'aveva data, sapete perché? Perché i padroni allora sfruttavano le persone senza un giorno di riposo. Quindi la legge del Signore intervenne per dire a tutti: tu a una persona non lo puoi far lavorare 7 giorni su 7, un giorno si deve riposare, e un giorno è proibito lavorare, perché è obbligatorio riposarvi. Vi accorgete che oggi non si riposa manco a domenica? Mai si riposa. Invece nella legge di Dio c'è scritto che tu devi avere il giorno per riposarti. Voi mi direte in questo momento: ma tu a domenica non ci vai già? Sì, ma riposare del domani io devo avere per forza. Subito dopo la domenica noi abbiamo dei giorni in cui ci dobbiamo riposare, anche per regola francescana. Ma è importante questo fatto, perché il ritmo lavoro, riposo, meditazione, ecco, il fatto per esempio di in italiano si dice ozio, ma in latino ozium non significava stare senza fare niente, era il pensare e riflettere senza fare niente con le mani, era considerato un vero e proprio rinascita dello spirito. Il fatto che tu non fai niente e mediti, studi, rifletti, per esempio fai meditazione religiosa, stai come facciamo l'adorazione in silenzio. Vi siete accorti che certe volte, spesso, noi facciamo l'adorazione in silenzio? Si mette Gesù e si sta in silenzio e non si parla. Perché? Perché in quel momento tu ti riposi fisicamente ed hai la possibilità di parlare cuore a cuore con Dio. Sapete, queste sono regole di benessere
e religioso, ma se vi siete accorti c'è gente che non si riposa mai. Io vedo pure in te campagne, travagliano fino a venerdì, fino magari per esempio a Messina, poi sabato e domenica travagliano in campagna. E tu ci dici, ma lei quando... niente, non hai tempo. Tu immagini una persona che travaglia pure sabato e domenica, lunedì come è esaurito, poi quando torna a travaglio, puoi immaginare come... certo che poi siamo tutti sclerati, perché di fatto non c'è mai il tempo di fermarti e di dire fermati, non fare niente, pensa alla tua anima, perché dentro tu non hai il vuoto, dentro tu hai una vita diversa. Noi siamo anima e corpo, se non si riposa corpo e manco l'anima, vedete che siamo distrutti, eh? Vedete che molti problemi sono somatizzazioni di problemi interiori, eh? Una persona che sta agitata, che è assillata, che è nevrotica, una persona che ha mille pensieri, prima o poi qualche cosa succede a livello neurovegetativo, qualche cosa succede sempre, perché noi non siamo fatti a cassetti. La nostra persona è un tutt'uno. Cioè il fatto che uno è mezzo estraneo e mangia smodatamente è perché c'è qualche cosa intra che non va. Questo non su cose, pure i piccini sanno ormai queste cose. Che noi, il nostro umore, la nostra serenità, la nostra pace, se non c'è, si ripercuote su qualche cosa, sul sistema nervoso, sulla psiche, sull'umore, sugli ormoni, su tutto. Quindi questo tipo di impostazione che ha la Bibbia è un tipo di impostazione, possiamo dire, molto più osservante del benessere. Ecco, noi siamo tendenti al produrre. Oggi come oggi, per esempio, una persona realizzata, se voi chiedete ai ragazzi chi è realizzato, chi ha molti soldi, chi ha successo, invece nella Bibbia chi è realizzato? Il sapiente, chi sa vivere bene, chi sa capire il bene dal male. Pensate, se tu ci vai a dire ai ragazzi di oggi che chi si realizza veramente è chi conosce, riconosce il bene e lo distingue dal male, ci pare una fesseria di niente. Si dice, ma che sono sti cretinaggi? La cosa più importante è avere, non so, l'ultimo ritrovato. No, invece in Bibbia, in questo la Bibbia è molto importante nel fatto che ci insegna molte cose. Rispose Gesù, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. E quello che è nato da carne è carne, quello che è nato da spirito è spirito. Che significa questo fatto? È una cosa molto semplice, devo dire, che bisogna spiegare. Gesù dice, quando nasce una persona nasce una creatura, carne fisica, ma dentro di sé può avere la morte. Per avere la vita dentro bisogna che rinasca da acqua e da spirito, cioè il battesimo sarebbe. È come per dire, oltre a una vita naturale, soggetta alle cose normali, alla vita, ai limiti umani, c'è una vita dentro che nasce dall'acqua e dallo spirito e ti dà la possibilità di avere una vita interiore. Allora, se la vita interiore è positiva, in effetti ritorniamo, vi ricordate, al Salmo 1. L'uomo sapiente è quello che le cui radici, la sua interiorità, vanno a pescare nell'umido. Quindi ha una vita esteriore e una vita delle radici. Quindi come le piante, non hanno solo la pianta, non è come un mazzo di fiori che non ha radici. La pianta, tutte le piante hanno le radici sotto. Allora lui immagina, giustamente Gesù, tu come una pianta hai la parte interiore, le radici, e la parte esteriore, la chioma, per cui ha la chioma. Io sono un albero senza chioma, va bene, fate conto che sono un cactus. Ecco, ecco, in questo senso. Di fatto, dice il Signore, tu,
se non rinasci dentro, se non hai una vita dentro, perché Gesù gli diceva questo? Perché loro erano morti dentro a causa della mancanza d'amore. I farisei non avevano amore, non avevano pietà per nessuno. Loro, se una persona non era osservanza della legge, erano capaci di ucciderla, perché per loro era l'assoluto, era essere osservanti della legge di Dio. E allora il Signore gli dice: se tu non rinasci dentro e non hai amore, tu non puoi vivere bene, perché tu sei come una persona morta dentro. E quindi io ti devo dare una vita interiore, che tu devi rinascere dentro. Sei nato fisicamente, ma ora devi rinascere nel tuo intimo, perché sei morto dentro. Vi accorgete che è molto profonda la cosa? Pare che se uno legge non ci pare che non lo... Però Gesù gli dice una cosa dentro: tu sei un dottore della legge, tu sei una persona altolocata, ma è solo un fatto esterno, potremmo dire un fatto sociale, un fatto di religione esterna. Nel tuo cuore ti manca la vita se tu non rinasci dallo Spirito Santo, perché dentro di te non c'è spirito, c'è morte. Ed è bellissimo come il Signore lo guida. Gli ultimi passi, gli ultimi tre passi, Matteo 3, già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua, questo è San Giovanni Battista, naturalmente l'avete capito, per la vostra conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzò santo e fuoco. Il fuoco era la purificazione. Anche noi, quando battezziamo le persone, utilizziamo l'acqua, ed è necessaria l'acqua, perché senza l'acqua, l'elemento naturale, non c'è il sacramento, perché i sacramenti hanno sempre una, possiamo dire, un piede sulla terra e un piede in cielo. Quindi voi nei sacramenti trovate sempre, in tutti i sette sacramenti trovate sempre un elemento naturale e un elemento spirituale dello Spirito Santo. Nell'Eucaristia qual è l'elemento materiale? Il pane e il vino. Ecco. Nel matrimonio qual è l'elemento naturale? Il corpo degli sposi. Il corpo degli sposi nel matrimonio cristiano è l'elemento materiale. Infatti sapete che se non c'è l'unione sessuale, il matrimonio, si diceva una volta, o si diceva, non è consumato. Ecco. E ci sono gli equivoci quando tu dici: avete consumato il matrimonio? Pace, più consumo di mia, non c'è più nulla. E che Gesù, quando ci sono cose che non vanno, sapete, queste battute, Gesù sempre che cristiane. E di fatto il San Giovanni dice: vedete, io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, perché il battesimo è anche una purificazione del nostro cuore. Vi ricordo che il sacramento della riconciliazione, quello che chiamiamo popolarmente la confessione, rinnova il battesimo, rinnova il battesimo e quindi ci purifica dai nostri peccati. Quindi quando una persona si battezza da grande non c'è bisogno che si confessa, perché il battesimo è già un fuoco che ci purifica. Mentre quando poi tu, dopo il battesimo, cadi di nuovo nel peccato, il Signore rinnova la grazia battesimale con il sacramento della riconciliazione e tu ricevi di nuovo una specie di doccia spirituale che ti purifica. Giovanni capitolo 4. Vi ricordate la samaritana? Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù conoscesse il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva?
Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua di pozzo avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua viva che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continuo a venire qui ad attingere acqua. Le dice: vai a chiamare tuo marito e ritorna qui. Voi direte: ma che c'entra suo marito? C'entra suo marito, perché ricordate, questa donna aveva avuto 5 mariti. E Gesù la porta sul terreno perché, siccome Gesù fa il parallelo tra l'acqua del pozzo e l'acqua di sorgente, l'acqua viva, paragona l'amore che l'aveva delusa, per questo poi chiama suo marito, al fatto che lei non era abituata a bere l'acqua di sorgente, ma l'acqua di sorgente gli dice il Signore: te la dà. È come se io dicessi: quella donna cercava nell'amore umano l'amore perfetto che solo Dio può dare, e restava sempre delusa ogni volta che cambiava marito. Ma di fatto non era un problema di fatto, che Ida evidentemente cercava un amore così perfetto che il Signore ci disse: è inutile che vai cercando, perché solo colui che sta davanti a te ti può dare quell'acqua viva che ti disseterà per sempre, perché è l'acqua, possiamo dire, del paradiso già da ora. Cioè, se una persona si apre all'amore di Dio, comincia a sperimentare fin da ora la dolcezza dell'amore perfetto. Poi può gestire meglio gli amori umani, ma se non c'è st'amore perfetto, sapete, una persona rischia di essere sempre delusa dagli amori umani, perché in testa l'amore perfetto. Molte persone hanno in testa un amore ideale, perfetto, ma sulla terra quest'amore non lo troveranno mai. E il Signore ci dice: tu, prima di rimanere delusa, devi capire che l'amore perfetto tu puoi dare solo il Signore, te lo dà. Poi, con l'amore di Dio, poi tu puoi gestire pure le relazioni umane, perché metti nell'amore umano quello che gli manca all'amore umano. Ma se tu hai aspettative, oggi si direbbe, se tu hai aspettative troppo alte, solo Dio ti può dare questa soddisfazione, mentre tu sei abituata a bere acqua di pozzo. E questo gli dice, infatti, proprio nel prosieguo, se voi andate poi per curiosità a leggere, lei dice: non ho marito. E Gesù gli dice: giusto hai detto, hai avuto già 5 mariti e quello che hai ora giustamente non è manco tuo marito. Qualcuno mi dice: ma che era Liz Taylor? Sì, forse ha avuto 7 mariti. Però campa ancora Liz Taylor o morì? Morì? Non lo so. No, ai miei tempi c'era Liz Taylor, ora ci saranno. Però ai miei tempi Liz Taylor era famosa perché cantava marito continuamente. Poverina, può essere pure, no, al di là della battuta, può essere pure che questi grandi attori, sapete, questi grandi attori, evidentemente sono molto esigenti pure loro, perché ci pare che loro, essendo venerati da tante persone, vorrebbero trovare un partner che li adori. Poi sono sempre qualcuno che ne approfitta, e quindi poi sono sempre sconsolate, perché di fatto, giustamente, perché li chiamano dive, sono venerati da tutti. Allora tutti i spasimanti che hanno, ci pare che li devono venerare sempre. Poi nella vita, diciamo, frugale, quotidiana, ognuno non venera a nudo, ognuno vuole soddisfare se stesso, e restano sempre delusi. Mentre un poverazzo che non si innamora nudo, che non ha nudo che lo venera, se uno si innamora, vuol dire che si innamora delle cose normali. È più difficile per queste persone famose, o per chi si sente, ecco, narcisisticamente importante, trovare il partner giusto, perché hanno esigenze troppo alte. Giovanni capitolo 7. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me,
come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti Gesù non era ancora stato glorificato. Vi ricordo che per San Giovanni glorificato Gesù significa anche che è morto. Giovanni fa coincidere la croce con la gloria del Signore. Quindi per Giovanni il fatto che c'è l'acqua viva che Gesù dà, dice chi ha sete venga a me, se vai nel precedente versetto, chi crede in me, vedete? Prima ancora, se qualcuno ha sete, cioè desidera l'amore vero, venga a me, il brutto e sapetone non hanno sete di Dio. Fino a quando uno ha sete del bene assoluto, la cosa è gestibile, diciamo, positivamente. La cosa molto tragica è quando una persona si accontenta dei denari, si accontenta del potere umano, del successo umano, e non ha sete di cose più grandi. Perché c'è gente, sai, che si accontenta, per esempio una persona molto superficiale, vanitosa, si accontenta di fare shopping. Se tu hai una persona, per esempio, vanitosa, che è un po' inconsistente, ci tu ne sordi da spendere, si sente realizzato, poi magari non si mette di cose. Ma il fatto di comprare molte cose ci pare che si realizza, è un'illusione. Però vedete, ci sono persone, c'è gente, basta che vince la sua squadra, su a posto, non hanno bisogno di niente. C'è gente che basta che ha un portafoglio chino, non ha sete di niente. Sono situazioni pericolosissime, perché se una persona, dopo che fa shopping, dopo che vince a squadra, dopo che ha i soldi, dice ma non sogno pienamente soddisfatto, ho sete di qualche altra cosa, quello è un sintomo di salute. Noi ci andiamo a scantare sempre quando c'è una persona che dice mamma mia, ma basta che mangio, vivo e mi stai tranquillo, mi basta una poltrona, un telecomando, e non me ne frega, scusate, non me ne frega di niente. Chi di su pericolose, perché quelle persone purtroppo arrivano da e si fermano là e sono bloccate, perché poi finisce la vita e non ci resta niente. Ma se una persona è sempre sanamente insoddisfatta e dice no, ho acquistato questo, però mi pare che non mi sento realizzato, mi manca qualche cosa, sto fatto che manca qualche cosa li porterà alla verità più facilmente, li porterà a trovare l'acqua. Ma se è inutile che mi parla a mia non mi interessa niente, a mia mi interessa comprarmi l'ultima cosa che è uscita, a posto, a mia basta che stasera mangio tranquillo e non ho bisogno di altro, quello è veramente un pericolo. Quello è veramente, sapete, nella Bibbia questo come si chiama? L'uomo stolto, cioè l'uomo che non ragiona, l'uomo che è bloccato dalle cose, come un animale, dice. Sapete, i salmi dicono queste persone, è brutto dirlo, però siccome lo dice la Bibbia, dice queste persone sono come gli animali, che ci basta mangiare, ci basta fare i suoi bisogni, ci basta riprodursi e non ha bisogno. E dice la Bibbia, guardate che terribile, sono come gli animali portati al macello, che non si rendono conto che stanno andando a morire e su tranquilli, e passa la vita così. Nati non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza, diceva Dante. Ed è, in effetti è vero, l'uomo ha bisogno in effetti di andare sempre più in alto, sempre più in alto, e se ci arriva presto ad accogliere quello che dall'alto scende, sapete, già nel suo cuore ha il massimo. Cioè chi accoglie il Signore nel suo cuore, lo coltiva, già ha raggiunto la meta. E poi il cammino va a maturare la vita, fa maturare la vita, ma già ce lo deve avere dentro tu, perché Dio si offre a coloro che lo cercano. Ma chi non lo cerca, sapete, è più difficile poi.